non vedo l'ora di cominciare questa lezione speciale, sperimentale, fenomenale. Ogni assistente e dirigente, ogni insegnante e tirocinante si è preparato adeguatamente, diligentemente ha preparato il suo elaborato per applicare le nuove direttive del Regio Ministero dell'Educazione Pubblica, tese ad ammodernare e a riformare la scuola italiana del XX secolo. Non vedo l'ora. È l'ora. E anche per oggi è stata fatta la ginnastica, secondo le direttive del Ministero. Ricordate quello che dice la circolare? Corpore sano, in mens sana. Anche se gli antichi dicevano il contrario, ma ciò che conta è che le mense siano sempre sane. Oh, caro collega, caro, ben arrivato. Caro maestro, venga, venga vicino a me, facciamo il corpo docente. Senta maestro, siamo tutti in attesa di sapere se lei ha preparato gli elaborati per questa lezione speciale fenomenale. Li ha preparati? Certamente. Li ha preparati? Caro maestro. E quanti ne ha preparati? Ben 15. 15? Una decina e 5 unità. Maestro, ma in quanti mesi ne ha preparati così tanti? 4 mesi. 4 mesi, duro, oh. Duro lavoro della sua mente vulcanica. 4 mesi, 1 centinaio, 2 decine, 0 unità. Più di me ne ha fatti, di elaborati. Maestro, mi dica, per quanti strumenti musicali suoneranno le sue melodiose note? 8 strumenti. 8? Però sono validissimi musicisti. Grandi talenti li ha trovati? Di altissimo livello. Li ha trovati. Altissimo livello. Li ha trovati 8 unità di musicisti di grande talento. 8 unità. E anche per oggi abbiamo fatto la matematica. La matematica, dobbiamo ricordarci, che è il pilastro della conoscenza. E la musica, dicevano gli antichi, e soprattutto scienza e matematica. Poi, quando riesce bene, è anche arte. Maestro, allora non vedo l'ora di iniziare. Facciamo subito l'appello. Appelli i suoi talenti. Flauto. Clarinetto. Sassofono. Violoncello. Violino. Pianoforte. La celestiale arpa. Le percussioni. Maestro, complimenti veramente. Grazie. Ha creato un gruppo musicale sperimentale fenomenale. Allora, attenzione, ci prepariamo per questa lezione che è dedicata alle avventure di Pinocchio di Carlo Lorenzini da Collodi, gloria nazionale e mondiale e bandiera della cultura e della lingua italiana. E abbiamo scelto questo romanzo fondamentale perché Carlo Collodi riesce a far convivere tutti i possibili stili espressivi. Li ho segnati lì: il comico, il tragico, l'epico cavalleresco, il magico fiabesco,
il realistico, il melodrammatico, sentimentale e soprattutto un linguaggio che vi servirà moltissimo nella vita, il burocratico. Il burocratico. E allora direi di iniziare. Io presento il mio compito, il mio primo elaborato, che è dedicato al comico. Mastrantonio, detto ciliegia per via di quel suo naso rosso e tondo che la natura gli aveva fornito con generosità, era più nervoso del solito. Da un po' di tempo il numero che faceva con Geppetto non faceva ridere più, non faceva piangere più, e quando il pubblico semplicemente si annoia, si distrae, ti fa uno sbadiglio in faccia. Per una coppia di clown è segno che si è vecchi e che occorre smettere oppure cambiare. Ma dove farsi venire un'idea geniale? L'idea gli venne guardando con occhio diverso un pezzo di legno da ardere poggiato vicino alla stufa. Tornerò ai numeri realistici, a quelli veraci che commuovono sempre grandi e bambini, si disse, alla gag del pasticcere, pasticcione che sciac prende le torte in faccia. Oppure a quelle del chirurgo un po' sbadato che si dimentica le pinze e i ferri nella pancia dei pazienti. È un numero che si sta diffondendo sempre di più negli ospedali italiani, di grande successo. E, sì, io mi sono stufato di fare la parte del re stupido, della regina nevrotica, della principessina smarfiosa che nessuno vuol prendere più in moglie. No, no, c'era una volta un re, col cavolo, c'era una volta un pezzo di legno, sì, e io farò quel numero del falegname che rompeva e scassava, combina guai, che demoliva e scollava, con la moglie scollata. Non ridere nessuno qua, boh. Voglio proprio vedere la faccia di Geppetto, non gli dirò nulla, e sarà lui questa volta che dovrà farmi da spalla e reggere il gioco. Detto fatto, con il pezzo di legno sotto l'ascella uscì di filato sulla pista. Lo guardavano 999 occhi curiosi. Dovete sapere che tra gli spettatori ce n'è sempre uno che è mezzo orbo. Si soffiò il naso fragorosamente e poi si mise a piangere per lo strazio. Mi si è azzoppato il tavolinetto, devo fargli una gamba. E prese ad asciugarsi le lacrime, tirando fuori dal taschino 6 metri di fazzoletti annodati che strizzò e strizzò e strizzò, riempendo un secchio. Poi tirò fuori dai mutandoni un'ascia enorme, quella che sarebbe andata bene al boia della Turandot. Mirò con gli occhi un po' strabici il pezzo di legno, lo minacciò: ti taglierò e ti scorticherò vivo, marrano! Ma quando fu lì per tirare la prima asciata, rimase con il braccio sospeso in aria, perché sentì una vocina sottile, sottile, che gli disse, raccomandandosi: non mi picchiar tanto forte! Oh, restò a bocca aperta, come un ebete paralizzato. Poi si riscosse, cominciò a guardare dentro il secchio e nessuno. Guardò sotto il tavolino e nessuno. Nel taschino e nessuno. Guardò nella gabbia e anche dentro la bocca del leone e nessuno. Si vede che quella vocina me la sono figurata, immaginata, si disse sollevato. E al pezzo di legno tiro giù un bel fendente. Maledizione! Sei ammattito! Mi vuoi ammazzare? Strepitò incavolata la solita vocina. E figuratevi le risate del pubblico
quando lo videro impallidire come un cencio lavato in candeggina. Proprio in quell'istante, da dietro una colonna si fece avanti Geppetto, zoppicando, stretto in una giacchettina unta di chiazze come un arlecchino. Allora Ciliegia capì: è stato lui. Ora gli ricambio il tiro che mi ha fatto, meditò, e non appena l'amico gli si accostò, sollevò amichevolmente da terra il pezzo di legno, gli fece un sorriso sornione e boom! Glielo sbatté sugli stinchi. Mi perdoni, lo schernì. Oh, questo legno guizza come un'anguilla, sa? Ha proprio un diavoletto in corpo. Geppetto s'annuvolò. Prima iniziò a fumare di rabbia e poi cominciò a sbraitare, a inveire, a imprecare. Stizzito! Grande attore quel Geppetto, sembrava che facesse davvero. Insultava così: Osino, somaro, brutto scimmiotto! E il pubblico si sganasciava. A sua volta però Ciliegia rispose, o così gli sembrò, con l'insulto che più di ogni altro insulto bruciava Geppetto, che sulla testa portava una parrucca troppo gialla, lo avete visto, di paglia, non se ne poteva permettere un'altra alla moda. Lo sapete quanto guadagna un pagliaccio? E allora il grido era: Polendina, 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 Polendina. Si acciuffarono, si graffiarono, si morsero, si strapparono l'un l'altro la parrucca e il pubblico si scompisciava. Quando la folla spense il mormorio di sorpresa per quella zuffa davvero esemplare da grandi maestri del comico e già si taceva, commossa per la pace e la fratellanza ritrovate, si riudì però nitida sotto la larga cupola del tendone la solita vocina che ripeteva «Polendina, Polendina!» E a sentirsi richiamar Polendina, compar Geppetto ritornò rosso come un peperone per la bizza, ma non ebbe modo di sfogarsi, perché di Mastro Antonio, detto con nome d'arte Ciliegia, non c'era più traccia. Era svaporato lontano con le ali sotto i piedi, gridando dal terrore. E ancora oggi molti si chiedono perché fuggì a precipizio quel grande ventriloquo, senza nemmeno attendere il trionfo che ne venne, lo scroscio di applausi che erano la sua gioia. Dove sia andato? Di certo molto, molto lontano, se da allora nessuno più lo ha rivisto, né più lo ha raccontato. Oh, ma chi arriva? Buongiorno. Tra noi? Buongiorno ragazzi. Buongiorno. Si accomodi. Buongiorno maestro. Si accomodi signorina. Buongiorno. Si accomodi. La presento alla classe. Fanciulli e fanciulle d'Italia, questa è una tirocinante, cioè una giovane che intende fare la dura professione della maestra e si sta preparando per il concorso. Allora io le ho proposto di preparare degli elaborati sempre su Pinocchio. È molto brava, è una scrittrice di talento, anche se vuole fare purtroppo la maestra. Comunque, mi raccomando, non ne approfittate, ve la lascio. Ha molto da insegnarvi e io vado a prendermi un vermuttino. Allora ragazzi, anch'io vi racconterò delle storie su Pinocchio, ma comincerò con una molto, molto triste che sicuramente vi farà piangere. In un paesino lontano viveva un anziano falegname di nome Geppetto. Questo vecchino era davvero povero, ma così povero che l'unica cosa che possedeva era la povertà. Geppetto però non si curava affatto dei problemi materiali ed era a suo modo felice. O meglio, lo sarebbe stato se avesse potuto esaudire il suo unico desiderio,
avere un figlio. Mentre era nella sua bottega a riparare una seggiola zoppa, a Geppetto venne un'idea. Se lo sarebbe creato lui, da solo, un figlioletto, scolpendo il legno con l'amore di un padre. Ma il falegname era talmente povero che non aveva nemmeno un pezzetto di legna da ardere. Decise allora di chiederlo in prestito ad un suo vecchio amico, che forse se la passava appena appena meglio di lui. Geppetto però si vergognava di confessare le sue vere intenzioni al compare, che di certo lo avrebbe canzonato. E quando lo incontrò, si inventò che voleva costruirsi un burattino capace di ballare, di duellare e persino di fare i salti mortali. Non era facile credere a quella fandonia, perché Geppetto era vecchio e stanco e del teatro non gli era mai importato nulla. Ma non gli vennero in mente scuse migliori e usò quella. Tutto andò persino meglio di come Geppetto aveva sperato. L'amico Antonio gli aveva regalato senza esitazioni il pezzo di legno di cui aveva bisogno. Si sfregò le mani dalla contentezza e si disse: «Questo è un segno del destino!» Geppetto non stava più in sé dall'emozione. E pensare che di solito il mio amico Antonio è un tale taccagno. Poi si mise al tavolo da lavoro, fece un bel sospiro e prima di iniziare si disse: «Devo farlo proprio bene! È il mio figliolo!» Quale fu la sorpresa di Geppetto quando appena ebbe finito di scolpirgli la bocca, quello subito iniziò a mostrargli la lingua. E non appena ebbe finito di intagliargli le mani, quello subito gli rubò il parrucchino. Il falegname si fermò con lo scalpello a mezz'aria. «Mi sta bene», si diceva. «Avrei dovuto pensarci prima. I figlioli portano tante preoccupazioni ai loro babbi». Ma ormai, in quel pezzo di legno scolpito solo per metà, vedeva già il suo ragazzo e capì che non avrebbe più, mai più, potuto fare a meno di lui. Povero Geppetto! Ancora non aveva la più vaga idea di quello che il suo Pinocchio gli avrebbe fatto passare. Si mise a completare la sua opera, ma appena gli ebbe fatto anche le gambe, quello subito balzò in piedi e corse fuori. Ai 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 ai! Ai 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 ai! Si disse Geppetto. Dovevo pensarci prima, e prese a correre dietro a Pinocchio per riacciuffarlo. Thank you.
uscito di casa senza che avessi il tempo di insegnargli nulla, si rammaricava Geppetto, che intanto cercava di star dietro al burattino. Ma Pinocchio, sebbene fosse piccolo piccolo, correva come un capriolo. Le sue belle gambette di legno sembravano non doversi stancare mai e i suoi piedi facevano un rumore sul selciato come lo scalpiccio di un cavallo. Clop, clop, clop! Fermati, Pinocchio! Gridava Geppetto al burattino mentre lo inseguiva. A sentire tutto quel trambusto, la gente si era affacciata alle finestre e commentava: guarda quel ragazzaccio come fa correre il povero vecchio! Finirà per fargli scoppiare il cuore! Allora un carabiniere che era proprio lì vicino si mise ad aspettare Pinocchio e appena gli fu vicino, zac, lo acciuffò per il naso. Geppetto correva e correva per raggiungerli e ormai aveva la lingua penzoloni. Quando finalmente arrivò, disse, ancora un po' ansimante: Pinocchio, andiamo a casa, ti darò una bella lezione. Si sforzò di assumere un piglio severo, che non avrebbe ingannato nessuno, se non Pinocchio, che non avendo mai ricevuto alcun rimprovero, si prese una tale paura che iniziò a piangere disperatamente. La gente che passava iniziò a sussurrare: che mostro quel Geppetto, deve essere un vero tiranno, nessuno difende quel misero burattino. Quest'ultima frase la ripetevano a voce più alta perché il carabiniere la sentisse bene. Così il povero uomo, al 115° suggerimento, decise di seguire la corrente dell'opinione popolare e, lasciato andare Pinocchio, arrestò Geppetto. Il vecchino era talmente sorpreso che non fece nemmeno resistenza, anzi, continuava a ripetere: ben mi sta, me lo merito, mi sono ficcato io in questo guaio, ma ormai è tardi, gli voglio già troppo bene. Mi raccomando, Pinocchio, disse affettuosamente Geppetto mentre lo portavano via in manette, ma quel monello del suo figliolo di legno non gli rivolse nemmeno uno sguardo. Era già di nuovo a saltellare per le strade. Clop, clop, clop. E questo rumore, come di grandine alle finestre, lo sentiremo ancora molte volte nel corso della nostra storia. Rapporto numero 416 del Nucleo di Polizia Investigativa di Collodi, anno 1879. In seguito a notifica di alcuni vicini messi in allarme da movimento sospetto, i nostri agenti si sono recati a compiere un sopralluogo nell'abitazione di un pregiudicato, tale Geppetto, noto anche come Polendina, che ieri fu tradotto nelle regie prigioni, avendo dato in escandescenza in piazza e opposto resistenza alla forza pubblica. Pare che il soprandetto Polendina eserciti clandestinamente in tal luogo, abusivamente adattato ad abitazione, la professione di falegname. I colleghi hanno riferito che una volta entrati è subito apparsa evidente davanti ai loro occhi la scena di un crimine cruento. Il teatro del misfatto si presentava completamente vuoto. Con questo si intende non solo che dentro non si trovava nessuno, ma pure che la stanza medesima era completamente vuota, già svaligiata. Ad attento riscontro, l'unica mobilia presente risultava ingannevolmente disegnata sulle pareti, probabilmente per evitarne il furto, compresa una pentola di fagioli quasi pronti come cottura che fingeva di bollire su un fuoco che fingeva di ardere. Il fatto che la stanza fosse vuota ha reso più semplice la perquisizione e i rilevamenti della polizia scientifica, nonché il ritrovamento del cadavere e i rilevamenti e altri rilevamenti, un cadavere che a causa delle modeste dimensioni avrebbe potuto richiedere interi giorni di indagini ed è risultata altresì estremamente difficoltosa alla scientifica l'analisi autoptica sul corpo della vittima, dal momento che risultava spiaccicato sul muro. Nonostante gli ostacoli sopradetti, si è riusciti a risalire all'identità dell'ucciso, tale, due punti, grillo parlante, di professione, due punti, ignota.
secondo la deposizione di taluni testimoni che abitano sopra l'appartamento perlustrato, ovvero al piano terra, i quali hanno confessato di avere anch'essi pensato più volte negli ultimi anni di sopprimere la vittima in quanto ossessivamente disturbati dal suo incessante rumoreggiare, qui trascritto fedelmente come cri cri, cri cri, cri cri, cri cri. Pare che detta vittima fosse un subaffittuario clandestino della casa del Polendina da più di 100 anni e che la sua occupazione principale ed unica fosse quella di fornire raccomandazioni, consigli, ammonimenti e rimproveri a chiunque, ma sempre non richiesti, con una spiccata predilezione per i giovani odiati ed amati in egual misura. Verbale parte seconda. I verbali sono di una lunghezza esasperante. Guidati dagli anzidetti indizi, i colleghi hanno concentrato i sospetti proprio sull'ambiente giovanile e teppistico, rintracciando un informatore eccellente, il quale dichiarava che da pochi giorni il pregiudicato Polendina ospitava nell'appartamento un ragazzino di legno, dall'astruso nome di Pinocchio, di origine ignota, ma dalla fama di ribelle. Il quadro accusatorio ritiene pertanto che il sospettato sia stato colto da un raptus di violenza omicida di cui in un primo momento apparivano scure le ragioni. Illuminante, ai fini dell'indagine si è rivelata la deposizione di un pulcino che nella forma di uovo afferma di essere stato presente all'orrendo delitto, ma che per ovvi motivi di tutela prenatale ai sensi della legge sulla privacy non può essere considerato testimone oculare né firmare. Il test ha dichiarato che l'indiziato Pinocchio si trovava in uno stato di agitazione violenta causato dal senso di colpa e solitudine per aver egli provocato l'incarceramento del Polendina, ma sopra ogni cosa era accecato da una fame da lupi da tagliarsi col coltello. Proprio mentre versava in cotesta condizione che noi investigatori sappiamo bene favorire il delitto nelle personalità di equilibrio immaturo, si vedano le statistiche dei furti di merendine, avrebbe fatto la sua comparsa il grillo, che non sta mai zitto e che non è mai capace di farsi gli affari suoi, vittima predestinata che quasi se l'è tirata. Ma chi ha scritto questo verbale? Firmato Checchetto Massimo, brigadiere ausiliare aggiunto della Regia Compagnia di Stanza, eccetera eccetera. Ora capisco, l'insegnante di educazione artistica. Ma alcuni vecchi in città raccontano ancora le gesta di un eroe che fu piccolo solo nella statura. Si chiamava Pinocchio ed era un burattino. Suo padre aveva scelto per lui la più nobile delle professioni, quella di cavaliere. Una mattina Pinocchio si trovava proprio sulla strada che portava alla scuola d'arme e cavalleria quando una musica soavissima lo attrasse fuori dal sentiero. Thank you.
melodioso proveniva da un teatrino, dove tra le quinte il nostro eroe scorse alcuni suoi vecchi compagni. Il buon Arlecchino, il caro Pulcinella, la bella e coraggiosa Colombina. Quelli, riconoscendolo, si infiammarono di gioia e gli corsero incontro per festeggiarlo. Fu tale la felicità di quei burattini che essi dimenticarono persino di recitare le battute della commedia e la abbandonarono malamente. «Venite con me in città», propose Pinocchio. «Ci rammenteremo le nostre storie di battaglie preferite, le gesta di Orlando e di Lancillotto». Nessuno però gioì e nemmeno gli rispose, neppure il suo più caro amico, Arlecchino, che girò lo sguardo da un'altra parte. Allora l'aspirante cavaliere capì che i suoi compagni e lui medesimo erano prigionieri. «Chi vi ha privati della libertà?» chiese sdegnato Pinocchio. Come per rispondere alla sua domanda, si udirono avvicinarsi i passi di un uomo talmente grande e feroce che lo si sarebbe creduto un orco. Egli era noto con il terribile nome di Mangiafuoco. Al suo arrivo s'era fatto un silenzio assoluto e l'unico rumore che si udiva era quello del tremore dei burattini, il cui corpo di legno fibrillava in un ritmo di nacchere e legnetti. Il gigante si avvicinò al camino, dove su uno spiedo si cuoceva la sua cena. Poi si guardò intorno in cerca di qualcosa che alimentasse la fiamma che iniziava ad affievolirsi. Il rumore di nacchere e legnetti si fece ancora più forte. «I miei amici sono ridotti in servitù», meditò Pinocchio. «Ogni giorno la loro vita dipende da un montone allo spiedo». Mentre lo sdegno infiammava il nostro piccolo amico, lo sguardo dell'orco si posò proprio su di lui. I suoi compagni, impietriti dalla paura, non mossero un dito. Avevano accettato la loro sorte con sottomissione. «No», si disse Pinocchio, «non è certo così che si comporterebbe un paladino». Mangiafuoco stava per buttarlo tra le fiamme quando il burattino si ricordò che, secondo i libri di storie cavalleresche, nel cuore di ogni persona, persino in quello di Mangiafuoco, giace un tesoro di nobili sentimenti. Allora Pinocchio raccolse tutto il suo coraggio e provò a spiegare al burattinaio la crudeltà del suo gesto. A sentire quelle parole, qualcosa nel cuore dell'omone si mosse. «Che animo nobile questo paladino di legno!» pensò. «Che coraggio! Che oratoria! Non merita di morire per cuocere un montone!» «Incredibile!» si disse Pinocchio. «Il libro aveva ragione! Quando uscirò da qui, prometto che mi recherò tutti i giorni a scuola e diventerò il primo della classe!» Ma mentre lui si smarriva nei suoi buoni propositi, Mangiafuoco aveva già adocchiato un altro burattino da sacrificare, proprio Arlecchino. La tragedia stava per compiersi. Pinocchio non ebbe dubbi. Un vero cavaliere non avrebbe mai lasciato che un compagno morisse al suo posto. Richiamò l'attenzione del gigante e coraggiosamente si offrì di morire al posto d'Arlecchino. Non poteva sopportare, spiegò, che un amico, che la sua salvezza dipendesse dalla rapina del compagno. I burattini non poterono fare a meno di applaudire e grazie a quelle parole si ricordarono di quando anche loro avevano desiderato vivere con onore, servendo il bene e la giustizia.
Persino l'orco, per qualche attimo, non fu più un crudele burattinaio, ma sognò di essere un rodomonte, combattente nell'esercito dei Mori. Poi il suo stomaco brontolò e lo riportò alla realtà. Mangiafoco diede un ultimo sguardo al piccolo eroe di legno che attendeva coraggiosamente la morte e decise che, per quella volta, avrebbe mangiato carne cruda. Grato della lezione ricevuta, il gigante regalò persino al burattino 5 zecchini d'oro. Quella sera, in onore di Pinocchio e del suo animo nobile, si tenne una festa grandissima. Il gatto e la volpe, cugini felini, vivevano da vagabondi alla giornata. Erano tipi poco raccomandabili, nel senso che evitavano con cura ogni raccomandazione per non rischiare di trovare lavoro. Avevano stretto tra loro un matrimonio solenne, che avrebbero lavorato, si fa per dire, sempre in coppia, nella buona e nella cattiva sorte. L'uno faceva da palo e l'altro sgraffignava. L'uno distraeva e l'altro sempre sgraffignava. Chi sgraffignava era la volpe, il cervello, si fa per dire, della banda, poiché si vantava di quarti di nobiltà, avendo i suoi avi ben figurato in certe favole di Esopo, Fedro e La Fontaine. Quel giorno lo stomaco piangeva, la fame bussava, le idee mancavano. In città non potevano più circolare, i loro inganni, le loro facce, i loro nomi erano noti a tutti e una taglia pendeva già sulle loro teste. Si erano perciò rifugiati in campagna e, non volendo ridursi come faine a rubar polli, stavano a spremersi il cervello, si fa per dire, sul come abbindolare qualche allocco. Spremevano le meningi, ma non ne usciva fuori proprio un bel niente. La volpe si arrese. Torniamo al vecchio trucco del consulente finanziario, propose. Si trovano sempre dei babbi che ci cascano. Attenzione, prendete appunti. I babbi non si offendano. Parlava in siciliano e babbi in siciliano significa scemuniti. Chissà perché. Il gatto scoppiò a ridere. Il campo dei miracoli! Ma figurati, nemmeno chi ha segatura nel cervello ci potrebbe più credere. Ascolti, Memmi, continuò la volpe, che era poliglotta e di parolacce ne conosceva un vocabolario in tutte le lingue del mondo. Almona, proporremo interessi mirabolanti, all'idiota daremo grandi pacche sulle spalle e al fesso ci faremo offrire, fuggendo nella notte senza pagare il conto, vitto e alloggio all'osteria del Gambero Rosso, nota catena gastronomica per VIP. E capolavoro dei capolavori, ci presenteremo al deficiente vestiti da mendicanti, non come quei consulenti che girano in carrozza per quanti clienti hanno ciurlato. E infine, idea delle idee, concluse leccandosi i baffi, inteneriremo il coglioncello, io zoppicando, guarda, così, e tu mezz'orbo, guarda, colì. E infilò un dito nell'occhio del compare che, piangendo dal troppo ridere, entusiasta, persino la ringraziò per l'aiuto, quel babbeo, ovvero Grullo. Si mossero. E mannaggia, ci incappai. Proprio io, proprio a me capitarono. Thank you.
burattino uscì dall'osteria nel cuore della notte. Fuori tutto era scuro e nero come l'anima di un condannato. Mentre percorreva le strade deserte intorno al bosco, Pinocchio fu attratto da un misterioso bagliore, prima fioco, poi sempre più intenso. Il ragazzino di legno sperava che quella luminescenza, come di candela, potesse recargli un po' di conforto. Ma si sbagliava! Quella lucina era lì per ricordargli le sue malefatte! Era nient'altro che il fantasma della sua vittima, il grillo parlante! Essendo troppo piccolo di dimensioni per agitare catene o per reggere lenzuoli, il fantasma del grillo non poteva che limitarsi a svolgere, anche da morto, la stessa funzione che aveva svolto in vita: fare le prediche. Il grillo, infatti, aveva iniziato una lunghissima sequela di ammonimenti. L'ora è tarda, la nottata è scura, la strada è pericolosa. Ricordati che i ragazzi che vogliono fare di loro capriccio e a modo loro, prima o poi se ne pentono. Se avesse potuto, Pinocchio lo avrebbe ucciso di nuovo, ma non essendo possibile, si limitò a ignorarlo. Non avendo più nessuno che ascoltasse le sue prediche, il grillo si spense piano piano, come un lumino del cimitero. Quanto è difficile ammettere di essersi sbagliati. Si rimproverò pressappoco così Pinocchio, quando, trovandosi di nuovo nel buio più fitto, si accorse, troppo tardi, di non essere solo. Due loschi individui gli avevano teso un agguato. Il burattino si lanciò subito nell'ennesima fuga, ma i due assassini lo inseguivano senza dargli tregua. I malviventi si confondevano tra le ombre del bosco, ma Pinocchio poteva sentire il loro respiro sempre più vicino e poteva vedere la luce delle stelle riflettersi nei loro lunghi e affilati coltelli. Più Pinocchio correva, più quelli lo inseguivano, gridandogli delle terribili minacce. «Se nessuno mi aiuta, sono morto», pensò il burattino. Quando ormai non ci sperava più, vide comparire tra gli alberi una strana casetta bianca. Corse più forte che poté e quando arrivò alla porta iniziò a tempestarla di pugni. «Aprite! Aprite!» gridava. Ma nessuno gli rispondeva. In un'altra occasione avrebbe pensato che non era molto educato insistere, specie nel cuore della notte. Ma ricordandosi la luce maligna nello sguardo dei suoi inseguitori, riprese a battere furiosamente. Si udì uno scricchiolio, poi la finestra si aprì. Come incorniciata in un antico quadro, apparve una bambina con dei lunghi e scintillanti capelli turchini. Pinocchio avrebbe preferito veder comparire un campione di box, ma non c'era tempo per le lamentele. «Aiutami, bella bambina!» gli disse. «Mi stanno inseguendo! Vogliono assassinarmi!» «In questa casa sono tutti morti», rispose la bambina, che pur essendo decisamente carina, si rivelò non troppo allegra. «Perfetto!» pensò Pinocchio. «Deve essere proprio il mio giorno fortunato. Prima uno spirito noioso, poi due pazzi sanguinari e per finire la casa infestata». «Aiutami almeno tu!» implorò Pinocchio, che sentiva gli assassini avvicinarsi sempre di più. «Non posso», rispose la bambina. «Sono morta anch'io». A guardarla bene c'era da crederle. Era proprio pallida da far spavento. Pinocchio riprese la sua fuga disperata, andando incontro rassegnato al suo destino. I due ceffi gli furono subito alle spalle, lo acchiapparono, lo malmenarono e lo impiccarono al ramo di una quercia. Poi gli assassini si allontanarono, sperando di ritrovarlo la mattina dopo, cadavere. Thank you.
C'era una volta in un bosco incantato una fata bambina. Viveva in una casetta bianca tra animali magici capaci di parlare e di compiere altre meraviglie, suoi servitori. La fatina era triste e malinconica e mentre una lumaca le spazzolava i bellissimi capelli turchini pensava: come mi sento sola, sarei felice di aver qualcuno con cui giocare, un fratellino o una sorellina. Essendo buona norma che le creature magiche non intervengano nelle vicende degli umani, aveva richiuso la finestra e ora un po' se ne pentiva. Aveva un ottimo cuore e non riusciva a perdonarsi di aver abbandonato quel poverino in balia del male. Quando si rese conto che il burattino era finito impiccato e lo vide penzolare dal ramo di una grande quercia, intirizzito e con le gambe stirate ballando il trescone alle ventate di tramontana, pietà la vinse, batté tre volte le mani, comparve un falco magico e all'alato servitore ordinò di slegarlo e adagiarlo per terra. Il falco volò e nel tempo di un baleno fu di ritorno con notizie di Pinocchio. «Come sta?» chiese la bambina, trepidante. A dire il vero,
disse il falco, non saprei se sia morto o se sia ancora vivo. La fatina non riusciva a darsi pace e allora batté 3 volte i tacchi e subito comparve un altro dei suoi servi, Medoro, il fido can barbone. Medoro era vestito così elegantemente e camminava con tanta grazia sulle 2 gambe posteriori che se non fosse stato per la coda che portava in una bella fodera turchina lo si sarebbe potuto scambiare per un essere umano. «Comandate, miss», disse Medoro alla sua adorata fatina. «Medoro, ho lasciato che a quel povero burattino accadesse una disgrazia. Prendi la carrozza e portalo qui, subito. Voglio provare ad aiutarlo adesso, sperando che non sia già troppo tardi». Essendo magica, nell'attimo stesso in cui nominò la carrozza, essa comparve. Era davvero da favola, del colore dell'aria. Ma la cosa più straordinaria erano i suoi interni, foderati di piume di canarino e i sedili fatti di pan di Spagna e panna montata con schienale di tiramisù. Per quanto magica, la carrozza non si poteva però muovere da sola. C'è sempre un limite alla magia, un bel problema risolto magnificamente da un tiro regale con 100 pariglie di bianchi topolini. «Burattino, è vivo o è morto?» chiese la fata con le lacrime agli occhi ai 3 dottori.
E che cosa dici? Che sei morto? Non è una gran perdita. Lo conosco bene, quel burattino. È un pessimo soggetto. Egoista, ingrato, maleducato. Di tipi come lui non sappiamo che farcene. In sottofondo si udì allora un pianto sommesso, addolorato. No, non era la fata, era Pinocchio, che per il dispiacere procuratogli dalle parole del grillo si era risvegliato. Basta così, dottor Grillo, lo zittì la fata. Ho capito. Provava una tal pena in cuor suo per la vergogna che provava Pinocchio, che arrossì poco poco, ma sufficiente a far sospettare che gli volesse già un gran bene, ma un bene da morire. Sarà lui il mio fratellino, si propose, e forse il mio figlioletto, e non mi importa se mi deluderà e mi farà adirare. Scommetto che alla fine non mi pentirò di aver creduto in lui. Comunque vada, licenziò quei dottori, si fa per dire, e inventò lì per lì un elisir medicamentoso, una bevanda infallibile, ma ai lei un po' amara. Se vuoi il brevetto, te lo detterò, ma è più amara che più amara non si può. E Pinocchio inventò mille scuse, rifiutò con tenacia, e ci vollero dei metodi persuasivi un po' brutali da strega. A me conigli neri, vestiti da becchini, la bara sulle spalle. Chi è il morto sulla bara? Sei tu, tu, tu. Occorse certa pubblicità moderna a fargliela buttar giù tutto d'un fiato. Pinocchio guarì alla perfezione, tanto che cominciò a rifilare alla celestiale ammiratrice le più grosse bugie che avesse mai detto, e il suo naso divenne un ramo frondoso, e per ridurlo faticò per ore uno stormo di picchi. Gran specialisti i picchi, ce ne vorrebbero di più a questo mondo. Quel pezzo di legno magico che sapeva parlare senza la bocca, pensare senza il cervello, sentire un pizzicorino sul corpo quando lo si piallava. Senza la bocca. Quel pezzo di legno magico che sapeva tutto del mondo, perché credeva di sapere tutto sul mondo, sfuggendo ai maestri e alla scuola. Quel pezzo di legno magico che sapeva tutto del mondo. Si accorse subito dell'inconveniente, della terribile imperfezione del suo corpo. Il naso, un naso manico, preda del carabiniere. Un naso che si stirava curioso. O un naso dispettoso. Ma soprattutto un naso vivo, vero. Un naso senza segreti. In questo sincero persino. Perché al solo pensare bugie, al solo tentarle, quello svelava l'inganno. Cresceva. Sbatteva sui muri. Sui vetri. Sugli occhi. Specchiava l'inganno dei Pinocchi. Il racconto di viaggio che Pinocchio, non avendo mai imparato a scrivere, ha dettato alla fata turchina e negli ultimi capitoli al suo babbo, rivela come il burattino fosse assai poco equipaggiato ad affrontare le insidie che la vita nasconde, poiché la vita non è una bella passeggiata in riva al mare, ma piuttosto una giungla da esplorare, da scoprire e in certi casi, quando la pista non è tracciata, da disboscare. Il suo diario è fitto di cronache avventurose, di vere peripezie che raccontano quanto il bene sia spesso confuso con il male e il male con il bene. Insegna quanto è difficile scoprire gli amici sinceri, distinguere le medicine dai veleni. Eccone qualche esempio.
1 gennaio 1882. Sono in casa, babbo in prigione. Fame a mille. Mi costringo a mangiare delle bucce. Delle bucce di pera e anche i torsoli, pur di non svenire. Il babbo mi diceva che è un delitto sprecare il cibo. Forse aveva ragione. Fame, sempre fame, ancora fame, famissima. Esco. Chiedo aiuto a un vicino suonandogli cortesemente il campanello nel cuore della notte. Secchiata d'acqua in testa, gelida. Gli uomini sono davvero cattivi se non si commuovono neppure quando un bambino chiede loro aiuto. 1 settembre, prigione del paese di Acchiappa Citrulli. Scrivo dalla mia cella umida. Ho fatto 4 mesi di carcere e forse oggi vengo graziato. Fui io che mi rivolsi al tribunale come vittima di frode iniqua, truffato dei miei zecchini da consulenti davvero malandrini. Mi è venuta la rima. Credo di star diventando un poeta. Il processo fu rapido. Il giudice, simpatico scimmione della razza dei gorilla, mi ascoltò attento, si intenerì, si commosse e partecipò affettuoso al mio dolore. Suonò il campanello e la sentenza fu di sbattermi in prigione. Temo per lo stato della giustizia del nostro paese, anche se devo ammettere che a certi creduloni ben gli sta. 1 settembre, pomeriggio. Sono libero. Corro alla casina della fata per scusarmi. Rettifico, non corro affatto, vado lento, perché la pioggerella ha trasformato la strada in un pantano e si corre il rischio di scivolare. Ci manca anche questa. Un enorme serpente mi intraccia il cammino. Pelle verde, occhi di fuoco, coda appuntita e fumante come la cappa di un camino. Per 3 ore aspetto che si sposti. Ora tento di passare. Per sapere com'è andata, comprate le mie memorie che verranno presto pubblicate. 1 settembre, notte. Sono prigioniero di una tagliola che mi sega gli stinchi. Le giuro, signora Lucciola, che vuole farmi la predica come tutti i grilli e i granchi molesti di questo mondo. Le giuro che stavo rubando quest'uva soltanto per disperazione. Quando ho fame non capisco più niente. Ma ecco che viene il padrone del campo. Finalmente mi tirerà fuori dall'impiccio. 3 settembre, giorno, giornata esaltante. Sono stato premiato e per la prima volta in vita mia lodato per aver diligentemente sostituito Melampo, un cane da guardia, si fa per dire, corrotto, che in cambio di una gallina fingeva di non vedere le faine depredare il pollaio. Mi comportai astutamente. Andò che, mentre... Romeo, detto Lucignolo, perché era magro e allampanato come la miccia di un petardo, era per Pinocchio l'amico prediletto, un vero esempio di vita oziosa, rifiuto di ogni fatica, via maestra al dolce far niente. Sempre allegro, in vena di fare scherzi terribili, lo aveva introdotto ai piaceri del vino, del fumo e ad altro piacere che censuro. Al buio della notte... E nella notte che si compiono i misfatti, i due se la spassavano in ogni possibile bagordo e insano gesto, infischiandosene delle sciagurate conseguenze che ricadono su chi sciupa la propria intelligenza e prende cittadinanza nel paese degli ignoranti e degli allocchi. Un bel giorno, strizzandogli l'occhio, Lucignolo passò a Pinocchio l'avviso di una festa segreta e clandestina che prometteva di durare in eterno in un luogo salutare. Proprio così lo chiamò, come un'infinita domenica di balli, divertimenti e soavi delizie.
Il burattino si torturò la coscienza per non più di 10 minuti, fece resistenza per non più di 12, tradì se stesso in un lampo e accettò. Nel cuore della notte gli tirò su il carro dei viziosi, che secondo Copione arrivò senza fare il più piccolo rumore perché le sue ruote erano fasciate di stoppa e di cenci. Era affollato di giovani e tirato da asini. Pinocchio pregustò i piaceri di un'eterna vacanza, chiuse gli occhi e ripassò tutti i giochi che sapeva, le canzoni che cantava, sentiva l'acquolina salirsi dentro la bocca, salire, salire come un sapore di caramella. Festa e riaprì gli occhi, che sorpresa! Pulsava una musica assordante. Scorrevano fiumi d'alcol, bagliori di fari, giochi, risate, sudori, corpi eccitati, palpeggiati, che cuccagna! L'animatore diabolico, quando i giovani ad uno come peri dall'albero
caddero a terra sfiniti, rotolando sull'erba o affondando il corpo tra i cuscini, distribuì delle piccole pasticche energetiche, così egli affermò, e Pinocchio, come gli altri, svenne in un sogno profondo. Fu ingoiato da un tunnel, approdò a un viaggio delizioso. No, no, mostruoso, orribile. Quei piedini da maratoneta che Geppetto gli aveva rifatto con tanta maestria si trasformarono in macigni legnosi, ferrati. Oh! E là, la sua tenera scorza di pioppo, in pelo indurito, e il suo viso, quel grazioso viso da bambino, con occhietti e bocca così ben proporzionati, s'allungò in un muso equino, in una maschera dal ghigno bestiale, sormontata da due orecchie giganti. Ragliò, protestò, schioccando la coda qua e là. Vi prego, toglietemi il cappio dal collo, non ingabbiatemi, non frustatemi, non vendetemi al mercato degli schiavi. Non sono bestia da soma, non sono un pagliaccio per le vostre risate, non so far capriole, no, danzare, entrare nei cerchi di fuoco. Mi azzoppo, aiuto, fatina mia, aiuto, tu che mi guardi, tu che mi ascolti, mamma, mamma, aiuto. Come doveva andare, si azzoppò. Venderò la sua pelle, pensò il padrone del circo, venderò la sua pelle. Pensa che bello, Pinocchio, diventerai il tamburo di un'orchestra, avrai l'onore di esibirti al teatro Malibran di Venezia, gli disse gettandolo in mare con una pietra al collo. Ma poi per incanto l'incubo si sciolse a poco, Pinocchio si ricordò di quella volta che uno sciame di pesciolini, suoi amici, mordicchiando la corda, aveva liberato il burattino di legno che risentiva di essere, e si figurò che ripetessero il salvataggio con lui, con la sua carne asinina. Ebbe un ultimo sussulto di paura quando rivide il pescatore tutto verde che sembrava un colosso marziano pescarlo con la rete e apparecchiare una grande padella per friggerlo nell'olio bollente con naselli, muggini e sogliole, con acciughe, ragnotti e triglie. Ma era l'ultimo stadio del sogno, quello in cui tutti noi sappiamo di poterli con la fantasia ammaestrare, e perciò egli comandò che entrasse nella sua storia malata, drogata, il suo amico Alidoro, il buon cane che aveva lui stesso salvato, da buon galleggiante che era, dalle insidie del mare. E il cane mastino arrivò puntuale, quando era già bello e infarinato, lo rubò e lo portò in salvo, bambini, in salvo, sino alla riva del mare, il mare, quel mare che aveva inghiottito il suo babbo. Il duello tra Pinocchio e il grande pesce-cane sembrava scritto dal destino. Molte volte erano arrivati così vicini da sfiorarsi. La prima era stata quando Pinocchio era giunto di corsa sulla spiaggia, giusto in tempo per vedere la barchetta del suo babbo venir rovesciata da un'ondata e infrangersi pericolosamente vicino alla sagoma dell'enorme animale. «Ci rivedremo», aveva giurato in cuor suo Pinocchio. «Quant'è vero che sono di legno, ti ritroverò!» Spesso il burattino aveva immaginato il loro incontro. Pensava che avrebbe guardato dritto dentro il grande occhio gelatinoso del pesce cane e che fieramente gli avrebbe chiesto: «Che ne hai fatto del mio babbo?» Finalmente il gran giorno arrivò, anche se le cose non andarono proprio come nelle fantasticherie di Pinocchio. Mentre il burattino nuotava per allontanarsi velocemente dalla riva, sfuggendo al tragico destino di diventare legna da ardere, il pesce cane lo inghiottì in un boccone. Senza ben capire cosa stesse succedendo,
Pinocchio si ritrovò in un luogo buio e molto molto umido. Il pavimento molliccio e viscido non lasciava dubbi. Il burattino si trovava sulla lingua dell'enorme animale. Un po' disgustato si alzò in piedi di scatto. All'improvviso sentì una voce. «Questa volta è davvero finita! Accidenti a me e a quando ho deciso di fare il marinaio! Si sa che è una vita pericolosa!» «Chi ha parlato?» chiese Pinocchio spaventato. «Mi scusi, pensavo di essere solo. Mi presento. Sono un tonno.» «Signor tonno, non vorrei contraddirla, ma se dice di aver vissuto una vita così avventurosa, non dovrebbe darsi subito per vinto. Io credo che ci sia ancora speranza. Mi sembra di vedere un chiarore laggiù in fondo. Andrò a dare un'occhiata. Forse incontrerò qualcuno che potrà aiutarci a capire come uscire da qui.» Pinocchio, andando incontro al chiarore, si era ritrovato nello stomaco del grande pesce. E qui il cuore gli fece un balzo nel petto. Alla luce fioca di un mozzicone di candela, vide il suo caro babbo Geppetto. I due non potevano credere a quella fortuna. «Babbo, ma come siete sopravvissuto qui dentro?» chiese Pinocchio. «Utilizzando i resti delle navi che hanno fatto naufragio in questi due lunghi anni.» «Fantastico!» si lasciò scappare Pinocchio. «Siete meglio di Robinson Crusoe! E forzieri dei pirati pieni di dobloni e zecchini ne avete visti?» «Pinocchio, ma cosa dici?» replicò Geppetto sconsolato. «Noi stiamo per morire e tu pensi ai tesori!» Pinocchio tornò con i piedi per terra. «Vi sbagliate, babbo mio!» disse. «Noi non stiamo affatto per morire. Ora che vi ho ritrovato non posso certo perdervi. Molte volte vi siete preso cura di me, ma oggi lasciate che sia io a prendermi cura di voi. Vi porterò in salvo, via da qui!» Geppetto si sentiva incredibilmente felice, non perché credesse davvero che sarebbero riusciti a salvarsi, ma perché aveva potuto vedere il suo Pinocchio e scoprire quanto fosse cambiato e cresciuto. «Andiamo!» disse Pinocchio trascinando il suo babbo. I due arrivarono vicino alla bocca del pesce-cane e, approfittando dell'asma dell'animale, riuscirono a farsi sputare fuori. «Siamo salvi!» gridò Pinocchio mentre nuotava portando sulle spalle il suo babbo. «E ora ammainate le vele, issate i fiocchi, virate a tribordo!»
Piccolo Pinocchio, deve esserti entrata acqua nel cervello. Non siamo su una nave e tu sei solo un piccolo burattino. Tra poco ti stancherai di nuotare e affonderemo. Pinocchio non voleva sentire il suo babbo parlare in quel modo. Avrebbe fatto qualunque cosa pur di salvarlo. Ma Geppetto aveva ragione e Pinocchio era già allo stremo delle forze. Babbo, disse Pinocchio con un filo di voce, devo dirvi una cosa, io non ce la faccio più, io... Ma prima che finisse la frase si sentì sollevare al di sopra delle onde. Buonasera, marinaio! E Pinocchio riconobbe la voce del tonno. Amico tonno, esultò, che gioia rivederti, mi stai salvando la pelle. Caro Pinocchio, rispose il tonno, in questa storia tutto ciò che è fatto è reso. La verità è che io sono salvo solo perché ho seguito il tuo esempio. Puoi portarci in salvo sulla spiaggia più vicina? Domandò speranzoso Pinocchio. Certamente sì, rispose il tonno allegramente, se non ci si aiuta tra noi lupi di mare. Mollate gli ormeggi, sciogliete le scotte, avanti a dritta! La padrona di casa? C'è la padrona di casa? Che maleducata. Io vedo tutti gli invitati, sono già arrivati, sono arrivato anch'io, ospite d'onore, e la padrona di casa non si vede. Sempre in ritardo queste signorine, si fanno sempre aspettare, si fanno belle. Belle. È veramente imbarazzante questo ritardo, l'avete vista? Caro Grilluccio, scusami se ti ho fatto aspettare, ho deciso di cambiarmi. Il turchino va molto di moda quest'anno. Sì. Come sto? Benino. Grazie. Caro Grillo, comunque l'importante è che tu sia felice, rilassato e sereno. Perché devo chiederti un parere. Un parere? Anzi, un favore, a dire il vero un'autorizzazione. Parla pure, carina. Si tratta di Pinocchio. Lo voglio trasformare in un bambino vero, Pinocchio. Ma allora, guarda, ma sei proprio toccata con quel burattino? Ce l'hai proprio con quel... Ma cosa ci trovi di tanto speciale in lui? Ma da quando lo conosci non ha fatto che deluderti e a me ha trafitto il cuore! E mi ha rovinato anche l'abito. Grillo, ti sbagli. Pensa a com'era Pinocchio all'inizio della storia, quando fuggì dalla bottega di Geppetto. E guarda ora com'è premuroso. Studia e lavora, lavora e studia, studia e lavora. Fata mia, ascolta me. Ogni volta che hai pensato che facesse dei progressi, poi hai dovuto ricrederti. È un ipocrita, promette e non mantiene mai, e poi giura di pentirsi e spergiura. Fuggirà senz'altro alle Bahamas. Grillo, ma senza errori, nessuno può né crescere né imparare. Io sono sicura che Pinocchio abbia finalmente capito come comportarsi. Non ci credo. No, non ci credo, non ti fidare. Ogni volta che lo hai messo alla prova ti ha puntualmente delusa. Guarda, mi sono scritto qui la lista delle cattive azioni. È così lunga che ci si potrebbe lastricare una strada. Ah, esagerato. Ha venduto il suo abecedario per andare al teatro dei burattini invece di andare a scuola. Ha seguito il gatto e la volpe invece di tornare a casa dal suo babbo. Si è fermato a rubare uva in un campo invece di tornare subito da te, ed è andato alla spiaggia coi compagni invece di seguire le lezioni del maestro di scuola, e poco ci mancava che un compagno ci restasse anche secco. Non fraintendermi, non pensare che abbia qualcosa di personale contro di lui, perché si è turato le orecchie varie volte e mi ha persino spiaccicato. No, ma tu, caro Grillo, trascuri tutto il buono che c'è in Pinocchio. Ha salvato i suoi amici offrendosi di morire al loro posto. Persino Mangiafoco si è commosso. E quando ha seguito il gatto e la volpe,
stato perché è troppo ingenuo, li ha scambiati per brave persone. E quell'uva poi, che hai voluto ricordare, l'ha rubata solo per fame. Ma non si ruba per fame. Ma alla fine di quella storia il contadino era proprio contento di essersi imbattuto in Pinocchio. Contento? Sì, quando si sono separati gli ha detto: cotesti sentimenti ti fanno onore. Proprio, proprio così gli ha detto. Certo, e pensa che Pinocchio oggi si comporta in tutto e per tutto come un ragazzo maturo, maggiorenne e responsabile. Responsabile. Sì, divide il suo tempo tra gli studi e il lavoro e tutti i soldi che guadagna li spende per assistere il suo povero babbo malato e me. Perché per metterlo alla prova gli ho dato a intendere che ero in fin di vita all'ospedale. Pirichina, ecco perché il suo bel nasino si è allungato. Screanzato. Babuina. Non mi provocare, non sono mica come Mastro Ciliegia. Piuttosto dimmi, fa tu da giudice. Pinocchio, è degno oppure no di essere trasformato in un bambino vero? Questa è una decisione troppo grave per un semplice grilletto, maestro grillino. Io vorrei, siccome sono un grande democratico e in questo periodo vanno di moda i sondaggi, vorrei chiedere agli ospiti della tua bella festa. Allora, ospiti, guardatemi bene, guardatemi, io sono democratico, rispetterò il volere della maggioranza. Chi è d'accordo che Pinocchio diventi un bambino? Chi è d'accordo che se lo è meritato, alzi la mano. Forza, forza, alzate le mani, tutti quanti, anche sopra. Aiutatemi a farlo diventare un bambino vero. Bravi, bravi, no. Così. Caro Grillo democratico, mi sembra che il responso dei nostri invitati sia fuori da ogni discussione. A me sembrano tutti d'accordo. No, però mi devo arrendere, guardate, io sono democratico, mi devo arrendere alla maggioranza, però si sappia che io non ero d'accordo e io so perché molti hanno alzato la mano, perché non ne possono più di questa lunghissima lezione spettacolo e se ne vogliono tornare a casa, io non ero d'accordo. E allora, però mi arrendo alla maggioranza e allora cara Fatina, dai. Dai cara Fatina, recita la tua formula e che il miracolo si compia. Bravo Pinocchio, in grazia del tuo buon cuore io ti perdono tutte le monellerie che hai fatto fino ad oggi.